sentenza complessa. Riconoscere la parziale attendibilità di un test merita la lettura in relazione a quello che è il percorso logico che ha condotto il Tribunale. Viene però escluso l'articolo 7? Sì, sicuramente. Viene escluso l'articolo 7 e sarà sicuramente oggetto di rinnovazione dibattimentale in sede di appello. Rispetto a questa sentenza? Siamo molto soddisfatti, puntavamo all'assoluzione, ci siamo andati molto vicini, è una partita che si gioca in due tempi, c'è sicuramente adesso un appello da svolgere, ma siamo assolutamente fiduciosi, la strada che abbiamo intrapreso è sicuramente quella giusta, credo che grosso modo l'80% delle accuse o anche qualcosa di più sono cadute. Un processo di questo genere finito con una pena di 2 anni e 10 mesi dopo che il PM ne aveva chiesti 9, credo che si debba essere assolutamente contenti e gioire del risultato. Leggeremo le motivazioni, ma sembra di capire che i giudici non hanno creduto, hanno parzialmente creduto ad Amedeo Panico. Ma io penso che, voglio dire, noi siamo sempre stati convinti dell'assoluta innocenza di Gambino. Questo è, mi sembra, un dato ormai acclarato. Ci viene contestata una violenza privata, ci viene contestato un episodio singolo rispetto a tanti capi di imputazione. È un processo nella fase ancora di primo grado, quindi noi confidiamo nell'assoluzione in appello. Voglio dire, mi sembra evidente, anche perché essendosi così tanto ridimensionata l'accusa da tanti episodi, da tante attività, da tante ipotesi accusatorie, oggi parliamo di un episodio, peraltro, ripeto, un'assunzione, una violenza privata, non parliamo più finalmente né di camorra, né di delinquenza organizzata, né di clan, voglio dire, non ci azzeccano niente queste cose con questo processo. Gambino e Santilli appelleranno certamente, vediamo che evoluzione avrà la loro vicenda processuale se dovessero essere assolti, cosa da non escludere, perché è curioso che vi sia stata la condanna di Santilli e Gambino e l'assoluzione dello stesso Fisichella, beneficiario della presunta condotta concussiva. Ovviamente hanno dato un'interpretazione diversa al resto delle dichiarazioni, perché difficilmente un test può essere attendibile per una cosa e non attendibile per un'altra. Quindi, secondo me, dobbiamo leggere le motivazioni, probabilmente sarà stata data una lettura diversa da quella che è la vicenda, quelle che erano le vicende. Lei lo ha sentito, Panico? Gliel'ha comunicato? Non ancora, provvederò appena esco dall'aula. Mi sembra molto sereno. Io? Credo che la sentenza ricalchi quelle che erano le mie conclusioni, in buona sostanza. Io ritenevo responsabili per gli episodi ascritti soltanto il sindaco e il ragioniere Santilli. In una ai Fratelli d'Auria, in virtù di quella che era la intercettazione riguardante Panico Gabriele e Panico Luca. Poi per gli altri credo di aver chiesto la soluzione per tutti, se non per Pandolfo Elettrico e De Palma, ai quali faccio i miei migliori auguri e i complimenti ai colleghi. Soddisfazione, sì, resta l'amarezza, perché tutta questa situazione si poteva chiarire prima, l'abbiamo sempre detto all'inizio di questo processo. Alla fine c'è soddisfazione, ma un pizzico di amarezza per l'ingiusta detenzione che ha subito l'architetto resta.